tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video. Come al solito, io sono Gabri. Io Birillo. Oggi vi andremo a far vedere il nostro nuovo atomizzatore. Vai Birillo, esponicelo. Allora, si chiama Speed Revolution 2 di Luca Creation. Un clone, un bel aggeggetto per chi vuole svappare di guancia. Preso dal Svapo Caffè. Ricordiamolo, a Marina di Carrara, La Spezia, Molliciara. Un bel negozietto con tante boxette e drip, atomizzatori, liquidi, tutto quello che volete per lo svapo. Ora andiamo a far vedere da vicino questo drip atomizzatore. È un dripperino in BF, piccolino, si presenta così, la scatoletta piccolina, col tappino, dentro c'ha la sua bustina con tutti le chiavette, o-ring di ricambio, un pin fisso, un pin bottom feeder che l'ho già montato sopra, e in più c'ha la spinetta per girarci su il 28 gauge. Noi l'abbiamo rigenerato 5 giri sulla punta, che c'è qua, dovrebbe essere da 2, ha diverse possibilità di muovere le torrette. Queste torrette, svitando sotto il pin un pochino, le puoi girare come vuoi, puoi fare anche una coil un po' strana di traverso. Noi la mettiamo, come dice Luca Creation, sul lato, mettendo la spina da 3 nel mezzo, lo regoli, vai a stringere sotto il pin e mettendo su la resistenza, tenendo la spinetta sulla basetta. Ora andiamo a fare una prova di svapo. Ricordiamo che ha un foretto da 1,2, c'è solo quello, e va messo a filo della prima spira di lato. Squonca bene, anche il risucchio ce l'ha buono. Sì, abbiamo un liquido abbastanza scuro. Il Kentucky, la nicotina zero. Andiamo a fare la prova di svapo e a tirare qualche conclusione. Guardiamo se è messa bene. Tutto a posto, nella boxettina, nella Rabbit. Vai Gabri, fai la prova di svapo. Un 50-50 liquido della tabaccheria. A me piace molto anche il tiro. Abbastanza chiuso. Sì. Il tiro, l'aroma che rimane, buono. Per i tabaccosi dicono che è fenomenale. È l'ideale. Che voto gli dai? Un 7,5. Sì, lo merito. Secondo me funziona bene, anche l'anello estetico. Sulla pico non va, devi mettere solo il dripperino da solo. Invece sulle box così ci puoi mettere solo l'anellino estetico, che ci sta bene. Non lo so se fa anche tipo dissipatore di calore. Può essere. Perché scalda un pochino. Se ci dai il tiro. Perché è piccolino. Però dicono che quando si scalda la camera viene meglio fuori l'aroma, si riesce a sentire meglio i tabaccosi, magari un Virginia, un Kentucky o un Latakia, così, quelli che sono di portacenere. Quelli un po' più pesanti. Un bel dripperino, lo consigliamo, da Svapo Caffè, si trova facilmente anche da altri negozi. Allora, da Tavola dello Svapo è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ricordatevi che abbiamo la pagina su Facebook e su Instagram, vi aspettiamo.